Scusi, è possibile, dato che parliamo di singoli argomenti, magari fare qualche domandina? Volevo introdurre alcune riflessioni. Ringrazio anzitutto. Aspetta, accendi. Pronto? Ringrazio anzitutto dell'invito dell'ERA a partecipare a questo incontro, i presenti che nonostante le condizioni aperte sono, ecco, in questa sala. Mi occupo da un paio di anni in modo molto assiduo di queste nuove normative sulle performance nelle pubbliche amministrazioni, sui doveri di trasparenza, sulle carte di standard di qualità dei servizi, su tutte queste norme anticorruzione che veramente possono, se ben applicate, se c'è un cambio di cultura anche delle pubbliche amministrazioni serie, come ricorda l'ANAC, possono contribuire a contrastare efficacemente la corruzione. Ecco, adesso faccio una piccola riflessione sulle tematiche che ha benissimo, in modo molto qualificato, esposto l'Avvocato Ascoli. Il tema del piano delle performance, delle relazioni delle performance è una novità legislativa che si aggiunge a tutta una serie di precedenti iniziative del legislatore per cercare di rendere l'amministrazione più efficiente, più efficace l'azione amministrativa e più rispondente ai concetti di buona amministrazione, cercando sempre più di collegare anche benefici economici, premi che vengono erogati annualmente ai dipendenti a criteri selettivi e criteri meritocratici. Riguardo il ciclo delle performance che è stato poi introdotto dal decreto legislativo 150 del 2009, al quale ha fatto seguito una serie quasi direi infinita di attività della CIVIT, della Commissione Indipendente Valutazione Integrità e Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, alla quale poi è subentrato l'ANAC, è posto tra le priorità del governo perché fare dei piani delle performance fatti bene, rispettare i tempi che sono stabiliti nel decreto legislativo 150 e fare anche i contratti integrativi che le pubbliche amministrazioni devono annualmente contrattare, che devono essere in linea poi con questa stretta correlazione dei premi con il raggiungimento degli obiettivi, è di fondamentale importanza. Ecco, a tale riguardo volevo ricordare che alcune delibere della CiVIT, in particolare la numero 6 del 2013, ma anche il Piano Nazionale Anticorruzione che lei richiamava prima, raccomandano alle pubbliche amministrazioni proprio di integrare il piano della prevenzione della corruzione con il piano della trasparenza e dell'integrità, che poi vedremo con il decreto legislativo 97 del 2016 addirittura è stato eliminato, inserendo la materia della trasparenza all'interno del piano di prevenzione della corruzione, un piano integrato in cui devono essere correlate il piano della trasparenza e dell'integrità, il piano della prevenzione della corruzione, gli standard di qualità dei servizi e ovviamente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Quindi io volevo richiamare all'attenzione queste direttive della CiVIT, del piano anticorruzione, di fare dei piani della prevenzione della corruzione integrati in modo più stretto con tutti questi altri documenti importanti. Il codice di comportamento, noi abbiamo chiesto adesso all'ASL, la settimana scorsa, di farlo, alla Regione, perché nel piano anticorruzione dovrebbe essere compreso anche il codice di comportamento che va aggiornato ogni anno. E quindi il tema degli standard di qualità dei servizi e delle carte dei servizi è di primaria importanza. Noi abbiamo constatato che nella nostra regione, pur avendo delle normative che risalgono al 1995, che sono la legge 273 del 95 e il DPCM sempre del 1995, purtroppo qui nella regione Marche, mi dispiace dirlo, ma siamo alla preistoria, perché queste norme, vediamo le pubbliche amministrazioni che emanano le carte dei servizi, ma la normativa non dice che devono essere emanate solo le carte dei servizi. La normativa prevede che nelle carte dei servizi devono essere stabiliti gli standard di qualità dei servizi, nell'interesse nostro, perché siamo tutti utenti dei servizi e tutti abbiamo interesse a che l'amministrazione eroghi dei servizi di qualità. E gli standard di qualità dei servizi sono dei parametri ben stabiliti, concordati con le associazioni di consumatori di utenti, con gli stakeholder, aggiornati annualmente, e sono di fondamentale importanza. Perché? Perché se non si raggiungono quegli standard, ci deve essere
in base al decreto legge numero 1 del 2012, convertito in legge 27 del 2012 all'articolo 8, dei diritti di natura risarcitoria. Cioè, queste leggi che sono state introdotte in Italia grazie anche all'appartenenza all'Europa sono di primaria importanza, perché finalmente mettono in evidenza che il cittadino è il cuore di tutto. La pubblica amministrazione eroga servizi al cittadino, deve rispondere annualmente tramite le giornate della trasparenza dell'attività che ha svolto, tramite la presentazione dei piani delle azioni delle performance. E quindi io richiamo l'attenzione anche lei di cercare di porre tra le priorità, in che modo? Responsabilizzare i dirigenti degli uffici. Cioè, queste normative che io cito addirittura prevedevano all'epoca delle sanzioni ben precise per tutti i dirigenti che non rispettavano queste norme. Quindi io invito a porre tra le priorità, come faccio con tutte le pubbliche amministrazioni, queste norme che sono fondamentali, cioè nel piano delle performance ogni dirigente deve, ancorché in ritardo, avere il compito, il dovere di emanare le carte di servizi, ma non nel giro di 5 anni, subito, nel giro di un anno, due, perché bisogna muoversi su questo fronte. E quindi con le carte dei servizi definire gli standard di qualità dei servizi, coinvolgendo noi associazioni del CRCU, come prevede la legge, vanno monitorate ogni anno. Faccio un esempio, noi siamo intervenuti il mese scorso, c'è stato un incendio sul Treno ad Ancona. È Treno, la legge prevede, la legge finanziaria del 2008, all'articolo 2,461, che vale per tutte le pubbliche amministrazioni, prevede che il gestore del servizio pubblico, premesso che la pubblica amministrazione eroga servizio direttamente con l'idea in gestione a terzi. Quando l'idea in gestione, come il caso dei trasporti pubblici, ferroviari o su gomma, come il caso di qualsiasi rifiuti, la legge finanziaria del 2008, che è un'importanza fondamentale, prevede che l'ente locale, quando dà in gestione un servizio, deve assolutamente prevedere nel contratto alcune adempimenti. Primo, l'obbligo per il gestore di emanare una carta dei servizi, e fino a qui sembra tutto semplice, ma l'obbligo di comprendere gli standard di qualità dei servizi, di comprendere le sanzioni per il cittadino, per l'utente se non vengono rispettate, l'obbligo di stabilire un fondo per le attività che devono fare le associazioni dei consumatori del CRC e l'obbligo di un monitoraggio annuale. Torniamo all'esempio del Trenitalia. Si è incendiato una carrozza di un vagone un mese e mezzo fa. Il magistrato sta indagando anche per lesioni colpose, giustamente. Può capitare ai vostri figli, ma noi prendiamo il treno, ma qualcosa non va. Allora noi abbiamo approfondito questo tema, perché la Regione Marche nel 2009, quando ha sottoscritto questo contratto di trasporti, abbiamo visto che c'era questo impegno del monitoraggio annuale degli standard di qualità dei servizi, con noi, con l'associazione dei consumatori, che facciamo il vostro interesse. Noi siamo istituiti da una legge regionale, in base a una legge nazionale, per tutelare l'utente del servizio, per tutelare tutti noi, anche nella verifica degli standard. Quindi, per adesso sintetizzare, noi abbiamo chiesto urgentemente un incontro con Trenitalia e abbiamo preteso che nel rinnovo del contratto di trasporto ci fosse assolutamente questo buono. Perché? Perché per i trasporti, per esempio, che ogni è una normativa che ha delegato alle regioni i compiti, e in ogni regione, a seconda che le associazioni di consumatori sono più o meno incisive e pretendono rispetto di queste leggi, i livelli di qualità dei servizi, compreso lo standard della sicurezza, sono più vigili o meno vigili. Con questo effetto che Trenitalia probabilmente nelle regioni come la nostra, dove non c'è questo controllo assiduo delle associazioni, fa viaggiare le carrozze magari un pochettino più scadenti. In altre regioni come la Lombardia, dove c'è veramente un rigore su questa norma. Quindi, ritornando a noi, io volevo raccomandare di tener conto di queste normative che sono nel piano nazionale di produzione 2015, l'allegato 1, sono una delibera della CIVIT numero 6 del 2013, e di convocare le associazioni di consumatori per la giornata. Poi volevo richiamare, visto che siamo in tema, alcune particolarità che ho constatato, che anche il piano delle performance bisognerebbe cercare di osservare al massimo la tempistica prevista dal 150 del 2009, pur comprendendo le difficoltà dell'ente, le urgenze, quello che sia, però il tutto ha una logica con i tempi, perché il piano delle perdite deve essere fatto entro il 31 gennaio ogni anno. Io leggo qui la relazione di qualifica della Corte dei Conti, che proprio ha
fatto questa osservazione, può essere interessante vedere le motivazioni alla giunta Regione Marche che ha deliberato, purtroppo, che è avvenuto con voi, il termine del performance a dicembre. Cioè, quindi adesso leggo queste parole. Ecco, il ritardo con cui l'amministrazione ha proceduto all'adozione del piano ha inciso negativamente sull'intero ciclo della performance, che al contrario richiede la tempistica e la tempestiva definizione di obiettivi gestionali a cui l'aggiungimento deve essere orientata all'attività di tutte le strutture organizzative. Il predetto ritardo, inoltre, ha contratto la sessione di monitoraggio che, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è semestrale. Ciò ovviamente ha impedito all'ente di sfruttare suggerimenti provenienti dalle verifiche intermedie dalle quali sarebbero potuti provenire utili indicazioni di miglioramento. In questo caso la Regione ha stabilito che a fine del primo semestre avrebbe rivisto questo piano. Ecco, quindi questa è la nostra raccomandazione. Poi l'altra raccomandazione che mi sento di fare, anche richiamando un protocollo che già avevamo stipulato con il precedente direttore generale, noi avevamo posto l'attenzione già a suo tempo, quando avevamo incontrato l'ingegner Di Taletti, dell'esigenza per gli enti di dimensioni come l'ERA, come l'ASO Marche, di scendere sui territori. Come raccomanda la CIVIT con la delibera numero 2 del 2012, è di per gli enti di dimensione di fare giornate della trasparenza, di incontrare i cittadini per ogni sede, per ogni presidio. E questo richiamiamo l'attenzione anche perché era oggetto di un accordo già definito 2 anni fa. Il buon governo che c'era quest'anno, questa esperienza che avete fatto qui a Macerata, e che avete fatto ancora in tempo, la replicate su tutti i territori del presidio. Perché? Premesso che adesso avete fatto ovviamente la procedura di aggiornamento per il piano anticorruzione. Abbiamo constatato che questa legge 190 del 2012 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare le procedure per la consultazione pubblica. Cioè la pubblica amministrazione chiede pareri ai cittadini, agli stakeholder, alle associazioni consumatori sulle suggerimenti e proposte per migliorare il piano di corruzione. Ma bisogna farla finita. La pubblica amministrazione fa questi proclami senza informare i cittadini come fanno in altre regioni, cos'è un piano di corruzione. È una materia così complessa che a volte neanche gli operatori ne capiscono qualche. Bisogna invitare le regioni che fanno diversamente, quindi io vi invito a stimolare anche la regione Marche, come abbiamo fatto noi a muoverci a fare un passo avanti. Perché la corruzione è a livelli impressionanti. Basta leggere le dichiarazioni che ha dato il procuratore Macri. Basta leggere le dichiarazioni del procuratore Palumbo, siamo a dicembre 2016, e basta leggere le relazioni della Corte dei Conti, Palumbo è il procuratore generale, adesso è il procuratore di Pesaro. Adesso sentiremo le relazioni della Corte dei Conti all'apertura dell'anno giudiziario, però quelle dell'anno scorso non sono positive. I livelli di corruzione peggio di Mani Pulite, abbiamo avuto delle vicende giudiziarie anche serie, che hanno coinvolto la regione, sanità, biogas, eccetera. Quindi, ecco, ritornando a noi, bisogna effettivamente fare un salto di qualità, bisogna scendere sul territorio. Perché? Perché la base di tutta questa riforma, di tutto questo investimento in forze umane che l'amministrazione è tenuta a fare per pubblicare i dati sui siti, è tutto previsto per un controllo diffuso della società civile, che nelle Marche specialmente non c'è. Noi chiediamo, anche facendo diffide agli enti pubblici regionali, anche di una certa dimensione, di fare le giornate della trasparenza, li invitiamo a divulgare sul giornale, poi non ci viene nessuno. Perché? Perché la colpa è anche della pubblica amministrazione. La CIVIT già con la delibera 105 del 2010, che vi invito ad andare a leggere, già dava le direttive della redazione dei piani triennali della trasparenza dell'integrità della pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto inserire già dall'epoca nel piano della trasparenza iniziative di sensibilizzazione, formazione e accompagnamento della società civile, che non è stato fatto in modo adeguato, convegni, dibattiti su questi temi. Ritornando alle consultazioni pubbliche, le pubbliche amministrazioni sono il terzo anno che fanno dei proclami sui siti, cercando, a mio avviso, di dare poca pubblicità a questa procedura che il legislatore ha previsto, per chiedere suggerimenti e proposte. Ma questa attività va accompagnato, secondo l'ANAC, con la delibera numero 12 del 28 ottobre 2015, che vi invito ad andare a leggere, che è importantissima. L'ANAC in questa delibera ha illustrato, dopo aver esaminato 1911 piani della prevenzione della corruzione,
sono di scarsissima efficacia e di qualità. Perché? Primo, il politico non si è mai interessato a questi temi, ha delegato i responsabili della prevenzione della corruzione di aiuto a questi uomini, e se si è permesso di interessare. E poi non ha fatto nessuna azione di sensibilizzazione, formazione, accompagnamento ogni anno quando fa questi aggiornamenti. E questo lo dimostra. E quindi fare degli aggiornamenti, chiedere suggerimenti ai cittadini per avere proposte, senza fare un minimo di pubblicità sulla stampa per informare i cittadini che c'è questa possibilità, senza fare nessuna attività di formazione, a mio avviso non è corretto neanche nei confronti della società civile, se mi consentite. Perché io chiedo suggerimenti ai cittadini, ma primo devo informare che questa è la procedura in corso, secondo devo formarli. Quindi noi ribadiamo che di fare la giornata della trasparenza, perché è uno degli strumenti per coinvolgere questo. E poi anche perché nelle strategie di prevenzione della corruzione il controllo della società civile è fondamentale, di fondamentale importanza. Perché? Perché un cittadino o un'associazione vigile, attenta, deve collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione, facendo segnalazioni anche in modo anonimo di fatti di cattiva gestione, di fatti di corruzione. Se non c'è questo controllo che dobbiamo cercare di creare da parte della società civile che collabora a segnalare, in altri stati è automatico, è una natura del cittadino, in Francia, in altri, chiamano watchdog in Inghilterra, cani da guardia. Qui purtroppo manca, ecco perché noi cerchiamo di invitare gli studenti a venire a partecipare per diffondere quella cultura della legalità dei giovani, per cercare di creare una società nuova in tempi più possibili vicini. Perché se non coinvolgiamo, come fanno in molte regioni, io se volete vi leggo, vi faccio vedere cosa fa la regione nel Lazio, l'Università Tor Vergata, in Toscana, cosa fa l'associazione Libera di Don Giorgio, l'associazione di Parte del Futuro, hanno fatto già dei patti e stanno già progredendo sempre più per coinvolgere gli studenti, per coinvolgere i docenti. La regione toscana ha fatto un protocollo e questo vi invito a segnalarlo, a spingere anche voi regione, se vogliamo veramente fare un passo tutti insieme, come dice Cantone, per combattere la corruzione bisogna fare uno sforzo globale in tutti, ognuno deve dare il meglio, perché altrimenti non se ne esce. La regione toscana ha firmato un protocollo con l'Università della Toscana, meraviglioso, un protocollo in primis all'Università di Pisa che ha fatto un master sulla corruzione, come ha fatto l'Università Tor Vergata adesso. Per fare cosa? Per formare primo i funzionari dirigenti pubblici su questa materia che è abbastanza complessa, adesso c'è la riforma dei contratti, no? C'è norme che sono anche complesse, per dare un punto di riferimento formativo su questi temi ai funzionari stessi e ai dirigenti. Secondo, per formare chiunque voglia perfezionarsi su questi temi, quindi cittadini, associazioni dei consumatori, associazioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, tipo Libera, tipo, per dare una formazione, perché se queste norme che sono meravigliose nessuno le spiega al cittadino, nessuno le spiega all'associazione, purtroppo è un fallimento, è una spesa di denaro pubblico, è un costo per la pubblica amministrazione, un impegno che non ha una contropartita. Il lavoro enorme di pubblicare sui siti in amministrazione trasparente tutti quei dati, ma quelli sono per il controllo diffuso della società civile. Ma se vediamo che questo controllo non c'è, perché nessuno ha formato un cittadino, uno studente, bisogna lavorare in quella direzione per investire in un medio lungo periodo per creare quelli che sono i presupposti di questa riforma. Questa riforma è fatta per un controllo della società civile, perché i controlli interni delle pubbliche amministrazioni, io vengo dalla ragioneria dello Stato, ho lavorato 30 anni alla ragioneria dello Stato, sono in pensione, ho controllato le pubbliche amministrazioni. I controlli interni sono un fallimento. Perché? Perché non sono i controllori dotati di autonomia e indipendenza, questo non lo dico io, adesso si fa qualche passo in avanti con le emissioni che vengono presenti con criteri diversi, ma all'interno per esempio di un comune c'è una serie di controllori interni che spaventano. C'è l'OIV, tre specialisti che dovrebbero verificare gli obblighi di trasparenza, dovrebbero verificare che sui piani delle performance ci siano questi standard di qualità dei servizi che non ci sono. E quindi c'è un primo controllo, poi ci sono i revisori dei conti, tre soggetti pagati da noi cittadini che devono controllare, poi c'è un segretario comunale che deve anche lui controllare che le dette. Quindi se c'è tutto questo sistema di controllo, poi ci sono i dirigenti che hanno una responsabilità anche loro, però qualcosa sfugge perché abbiamo avuto episodi recenti di Roma Capitale, vedi
Reggio Emilia o paesi belli dove c'è la corruzione dei comuni. Quindi la riforma prevede che noi stessi cittadini dobbiamo controllare la pubblica amministrazione ed essere formati su questo problema. Quindi questo era un po', adesso ho un po' sovvertito quello che era il programma. Poi ecco, adesso